Riparte di slancio l'attività della dirigenza della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, dopo il consenso e l'approvazione unanime ricevuta dall'Assemblea dei Soci svoltasi lo scorso 25 marzo a Vallo della Lucania. I quasi 2.000 soci, presenti o delegati, hanno approvato all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno, tra i quali il bilancio al 31 dicembre 2016, la nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione e l'adesione ad un gruppo bancario, così come previsto dalla riforma del credito cooperativo, tributando una vera e propria standing ovation al presidente uscente Franco Castiello ed applausi a scena aperta al nuovo presidente Pasquale Lucibello. Perfetto assenso da parte dei soci anche alla proposta del direttore generale Ciro Solimeno di aderire al gruppo bancario Icrea. Ed anche in questo caso il voto unanime dei presenti ha confermato che la dirigenza e la base sociale viaggiano in perfetta sintonia. Diciamocela nei termini giusti, è stata veramente una festa. È stata una festa assolutamente, voluta, ricercata, ma poi riscontrata nell'atteggiamento dei soci e delle varie componenti sociali che per la prima volta si ritrovavano in questa bellissima kermesse territoriale, che poi si è conclusa con un bel pranzo, e con tanti veramente attestazioni di stima e anche di affetto che ha ricevuto il nuovo presidente, il consiglio e anche la direzione, insomma, perché effettivamente è stata proprio la dimostrazione che la compagine sociale ci segue. La partecipazione, il consenso e l'entusiasmo mostrato dall'Assemblea dei Soci rappresentano il migliore e buon auspicio per la rinnovata dirigenza della Banca del Cilento, e con questa consapevolezza si è svolto a Vallo della Lucania il primo consiglio di amministrazione presieduto dal nuovo presidente Pasquale Lucibello. È un appuntamento rituale quando c'è il rinnovo delle cariche. Stavolta però dovevamo tener conto di quelli che erano gli impegni un po' parasociali assunti negli ultimi anni con le due BCC con le quali abbiamo effettuato un'operazione di concentrazione. Mi riferisco sia alla Lucania Sud ma anche principalmente all'ex BCC di Sassano. Come sancito all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, al vertice dell'Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania, Pasquale Lucibello ha sostituito Franco Castiello, che comunque resta nel Consiglio con la carica di vicepresidente. I vicepresidenti sono tre ed ognuno rappresenta una delle componenti della banca. Oltre a Castiello, che rappresenta la componente cilentana, l'avvocato Rosa Lefant è stata confermata nel ruolo di vicepresidente vicaria, in rappresentanza della componente ex BCC di Sassano. Cambio della guardia invece per la componente ex Lucania Sud, dove nell'ambito di una concordata rotazione il nuovo vicepresidente Giovanni Fiorenza. Gli altri consiglieri sono Raffaele Baratta, Domenico Carlomagno, Giuseppe Condorelli, Ettore Zaccone, Marcello Eliseo Mango, Domenico Priore, Pasquale Quagliano, Celestino Sansone e Francesco Vistocco. È stato poi nominato il comitato esecutivo, che vede alla presidenza la vicepresidente vicaria Rosa Lefante e alla vicepresidenza il vicepresidente Giovanni Fiorenza. I consiglieri sono Domenico Priore, Raffaele Baratta e Marcello Eliseo Mango. Per quanto riguarda il comitato controllo interno, la responsabilità continua ad essere affidata all'avvocato Celestino Sansone, coadiuvato da altri tre rappresentanti per ognuna delle componenti dell'istituto di credito. Amministratore indipendente è rimasto il consigliere Domenico Carlomagno. Dunque espletati anche gli ultimi adempimenti, conseguenza del rinnovo delle cariche sociali, la dirigenza della Banca del Cilento è già al lavoro per raggiungere i prossimi importanti obiettivi, tra i quali l'aggregazione con la consorella BCC di Buonabitacolo.